Grazie mille. Prego. Salve. Dato che avevamo qualche ora libera, perché non visitare Monza? Ovviamente video alla veloce, proprio come piace a noi. Ci sarebbe tantissimo da dire e da vedere, ma se qualcuno vuole visitarla in qualche ora, beh, questo è il risultato. Dunque, buona visione! Oh bene, siamo arrivati così a Monza e c'è profumo di cibo. E vai! Sì sì, abbiamo beccato la giornata di chiusura totale, comunque va bene, ci sta. E vediamo un po' cosa si può fare in un paio di ore a Monza. Ed è la mia prima volta, anzi la nostra prima volta a Monza. Sì. Vediamo Emiliano che fa delle foto. Così, trovato parcheggio vicino alla reggia, ovviamente gratuito, eccoci diretti verso il centro. Prima tappa, Arengario, letteralmente luogo per assemblee. L'imponente palazzo del XIII secolo ospitava il potere civile della città. Cuore pulsante della vita cittadina. Da sempre sotto i suoi portici si danno appuntamento i monzesi. Questo sai cos'è? È l'Arengario, il vecchio palazzo comunale, eh? Non lo sapevi, eh? No, lo sapevo. Beh, qua potevano evitare i cassonetti, però dai, esteticamente è fighissimo. Duomo di Monza, ufficialmente cioè la basilica minore di San Giovanni Battista. È un edificio religioso elevato a rango di basilica minore. Il Duomo fu realizzato nel 595, ma durante i secoli subì moltissime ristrutturazioni, tipo la struttura a tre navate. Nel 1400 il Duomo subì ulteriori restauri e nel 1500 venne aggiunto l'altissimo campanile che si può ammirare. Ma però non è domenica. Oggi è festa. Oggi è festa... ci sono battesimi forse. No, cioè, no. Cioè aspettiamo un'ora per entrare. Ci sarebbe tantissimo da dire e vi garantisco che è meraviglioso da vedere dal vivo. Subito dopo, ovviamente, aperitivo davanti al Duomo, obbligatorio. Ah! Aperitivo buono, ma forse un filino troppo caro. Giusto. Ci sono anche altre chiese da vedere, ma purtroppo le abbiamo trovate chiuse, tipo chiesa di Santa Maria in Strada, chiesa di San Pietro Martire, chiesa delle Sante Marie, chiesa di San Maurizio, che sicuramente avrebbero meritato una visita, e sicuramente anche molte altre che però, essendo di corsa, non abbiamo ammirato. No, c'è un ponte che manca. Di un Lambro? Ma boh... No, di Val... Subito dopo passeggiata sul fiume Lambro, per scoprire i numerosi ponti antichi che lo scavalcano. Tipo il Ponte dei Leoni, che sorge in corrispondenza del più vecchio ponte d'arena di epoca romana. Una povera bottiglia di Jägermeister ha perso la vita. Per poi finire, o meglio dire, per tornare verso la macchina per ammirare la Villa Reale di Monza, che è un palazzo in stile neoclassico realizzato, ovviamente a Monza, dagli Asburgo, quale residenza privata durante la dominazione austriaca. Seguito da una piccola, almeno pensavamo fosse una piccola passeggiata, ma poi abbiamo camminato per qualche chilometro immersi nel Parco della Reggia, uno dei più grandi parchi cintati d'Europa. Fu istituito il 14 settembre 1805 per volontà dell'imperatore Napoleone, con lo scopo di farne una tenuta agricola modello e una riserva di caccia. Monza è molto bella, essendo stata la nostra prima volta ci ha stupito. Sicuramente torneremo con più calma per visitarla, quello poco ma sicuro. Anche perché ci sarebbe tanto altro da vedere. Dunque, fatemi sapere la vostra, scrivetemi nei commenti cosa vedere o cosa fare a Monza la prossima volta. O se ci siete semplicemente già stati. Noi ci vediamo in un prossimo video e niente, come la concludiamo? Sì, con un classico e vai!